Fondata a Reims nel 1776, la Maison Louis Roederer, in un mondo dominato dalle multinazionali, è rimasta una delle ultime aziende familiari indipendenti. La sua produzione deriva principalmente da vigneti di proprietà e si aggira sui 3 milioni e mezzo di bottiglie vendute in quasi 100 paesi. Al top della gamma il famoso Crystal, richiesto soprattutto dagli zar di Russia, ma questa richiesta aveva un qualcosa di particolare anche per la bottiglia. Lo zar chiese a Louis Roederer II una bottiglia di champagne speciale per lui e quindi nel 1876 fu creata la prima cuvée de prestige della Champagne, il Cristal. Questo champagne ha la caratteristica di avere il vetro trasparente affinché lo zar potesse vedere che non ci fossero sostanze strane e il fondo piatto affinché nessuno potesse nasconderci delle bombe e attentasse alla sua vita. Cristal è il top della gamma, però gli altri prodotti della Maison quali sono? Alors, le Cristal est le champagne haute couture de la maison, c'est la Formule 1 de la maison. Il Cristal è la haute couture, è la Formula 1 della Maison, ma esistono anche altri prodotti. La maggioranza sono prodotti millesimati e oltre ai millesimati vi è anche il Brut Premier, che è un non millesimato, che è il massimo significato dell'unione tra vigneron e négociant. Il lavoro che viene svolto per il Cristal poi viene riflesso anche su tutti gli altri prodotti. La Maison Louis Roederer non produce soltanto champagne, ma negli anni ha acquisito altre case produttrici di vini e di liquori in giro per il mondo. Donc durant sa période de direction, Jean-Claude Rousseau, le père de Frédéric Rousseau, qui est le président directeur général actuel, donc de 1975 à Jean-Claude Rousseau, il padre dell'attuale proprietario e presidente, decise nei decenni passati di acquisire diversi domain, ma la caratteristica principale è che scelse sempre dei domain familiari in cui lasciò la gestione alle famiglie, perché riteneva questo un aspetto fondamentale e questo permette alla Maison Roederer di avere una visione sul mondo del vino globale. Una caratteristica dello champagne che rimane oltre il periodo di lavorazione molti altri anni in cantina. Tout à fait. La caractéristique du champagne est la période de vieillissement sur lit ou sur latte. L'invecchiamento sui lieviti è fondamentale per uno champagne. La legge prevede un minimo di 15 mesi per i non millesimati e di 3 anni per i millesimati. Qua nella Maison Roederer per il non millesimato abbiamo un invecchiamento minimo di 3 anni, mentre invece per i millesimati di 4 anni e per la cuvée de prestige il Cristal da 5 un minimo di 5 o 6 anni. Perché questo? Perché l'invecchiamento sui lieviti permette di esprimere al massimo le caratteristiche, il corpo, la finezza. Leonardo Sagna, quarta generazione dell'azienda che in Italia dal 1928 è grande importatore di vini, liquori e spumanti di qualità. Intanto, come è cambiato il mercato in questi anni? Ma dunque, il mercato in questi anni è cambiato molto. Diciamo che adesso c'è una tendenza a consumare, per fortuna, meno ma meglio. Quindi meno quantità ma più qualità.